Siamo dentizza un paese dove sei turistico di comune di Sarte, ma noi il turismo di lo lasciamo da canto per andare a scontrare Georges Preziosi e a Badio Quintizza dopo il 1995 parleremo dell'evoluzione di uso mistiero e anche di un cambiamento climatico. Come potete vedere qui i fiori non ce n'è più, dunque la faccio da accoglio un mele per le montagne e cambiare di luogo e fare montagnera per andare a cercare d'altre varietà di fiori e di mele. Ma ti va bene, ride. Là entrano un mele nell'alveolo che sto qui e poi dopo quando è maturo tuppano qui con agere. Quando le tuppano manca 80%, vuole i chi maturo. Giorgio, buongiorno. Salute. Allora, siamo andati a vostra esplotazione. Yeah. Siete a Baggio, andati a strada di Tizza. Yeah. Ci volete parlare appena di vostra attività? Siete principiato di un 95 e continuate a lavorare. Com'è? Come vi legate l'evoluzione? Sicuramente non è più la stessa. E come voi vedete, adesso quasi 30 anni che faccio mele qui in Tizza. Ho cominciato anche una ventina di bugni e poi piano piano sono giunto a venne quasi 300, 250 in produzione, più i bugni di lannata. E yeah, si può dire chi ha cambiato da voi. Da voi ha cambiato. E come è cambiato? Sì. Yeah. Come tutto il mondo sa, è un cambiamento quasi chi, la produzione è calata, si fa che si mobilita a lavorare assai di più, a avere di più in più buoni, di più in più cabadogli, si può dire. Sono capato di mattinite con tu. Yeah, perché gli appassiona che ci faccia danni. E penso che noi, quelli che facciano mele, sono gli appassionati. Dopo tre anni di cattiva annate, posto che abbiamo avuto anche aiuti, siamo stati in calamità agricole, abbiamo avuto una produzione come l'avevamo avuto nell'annata 90, e dunque buona annata. E quest'anno pensavamo di essere, anche se era promadiccia, un mese di marzo c'erano 6 fiori, là erano pronte, si passava là. E poi giunto aprile, con vento, faceva un mese che avevamo su vento, un corpo levante, un corpo tramontana o libeccio, ma tutti i giorni vento, vento, vento. E la produzione ha piantato d'un corpo. Là on est dans la mielerie, hein. La pièce qui est là-bas c'est la salle d'extraction. Et j'ai vu quand nous occupons là, qu'on va chercher à gauche, on met tout dans les balettes, on rousse dans les balettes, on va qui, entre qui, qui y a une machine pour cacher à gérer, pour une machine à désoperculer, machine à extraire. Une fois que j'ai extrait le miel, je le transvase ici dans ces maturateurs où vous avez des filtres, c'est filtré. Ensuite, toujours pareil, par rapport au cahier des charges de l'AOP, on est obligé d'attendre un certain temps avant la mise en pot. Tu as aspetta qui vous met les 6 pieds plus tard, ou 6 pieds et au gabo d'un mois, et puis on commence à mettre l'entraibo. A regione scienza di Anoshaba, di un'aba endemica, e poi di una garanzia per il consumatore di avere mele di Corsica e un mele di qualità. Perché oggi si sa che quando abbiamo comprato un po' di mele non sapete mica ciò che abbiamo comprato, ma quando abbiamo comprato un mele di Corsica, chi ha l'AOP si è sicuro di avere la qualità.